una trota e il suo ambiente. In queste limpide e gelide acque consuma tutta la sua esistenza, regolata dalle correnti, dagli sconvolgimenti naturali, dalla competizione con le sue simili, dalla paura, e scandita dalla continua ricerca del cibo. Per una trota cibo vuol dire soprattutto una cosa, insetti, che cattura in profondità o in superficie, quando viene ad affacciarsi nel mondo aereo, quello che non le appartiene. Insetti, dicevamo, soprattutto effimere. In questo nostro incontro, però, ci occuperemo di ninfe, cioè lo stadio di vita acquatica degli insetti che popolano il fiume. E naturalmente ci occuperemo di pesca, la pesca con la ninfa, appunto. Cioè presentare ad un pesce l'imitazione artificiale di un insetto di cui si è certi o che si presume si stia cibando al di sotto della superficie dell'acqua e indurlo ad afferrarla. Se Marriott e Alford possono essere considerati i padri della pesca con la mosca secca, le due figure che più di ogni altro hanno contribuito all'evoluzione della pesca con la ninfa sono senza dubbio G.E.M. Skews e Frank Sawyer. La pesca con la ninfa può essere praticata in molti modi. A risalire e a vista, come si suol dire, cioè lanciando su un pesce ben determinato e che si trovi a monte della nostra posizione. Oppure a discendere la corrente, sia su un pesce individuato, il listening lift, come lo chiamano gli americani, sia come nella tradizionale pesca con la sommersa, facendo passare la mosca dove l'esperienza ci induce a ritenere stazionino dei pesci. Cosa quest'ultima che oggi, come alla fine del secolo scorso, fa arricciare il naso ad alcuni puristi. Per certi versi, la pesca con la ninfa è più esigente di quella con la secca. Se nella mosca secca esistono, per così dire, due dimensioni, nella ninfa ve ne sono tre. Non soltanto lunghezza e larghezza, ma anche profondità. Ecco quindi la necessità di pescare con artificiali più o meno appesantiti. Non pretenderemo certo di rispondere ad ogni quesito in questo nostro incontro, ma di offrire una panoramica dei materiali e delle tecniche di costruzione di alcuni artificiali e del loro uso in pesca. D'altra parte, il mondo della costruzione delle mosche artificiali è vasto. Dalle mosche secche, Devaux o mosche di imitazione, alle ninfe, Caddis, Stoneflies, ninfe di effimera. Dagli streamers, imitazioni di ninfe di libellula o di pesciolini. Ai poppers. Questo è il tavolo di montaggio su cui trovano posto gli attrezzi più classici e i materiali più disparati. Il morsetto, naturalmente. E poi forbici, annodatori, pinzette. I bobinatori già preparati con filati multicolori o con materiali di cui impareremo l'uso e conosceremo i segreti. Filo di rame e piombo. O l'innovativa polifloss. Peli di animali. Piumaggi. L'ormai classico polipropilene. E il sorprendente New Dab. E gli ami di diverse fogge e misure. Di ognuno di essi scopriremo le caratteristiche e le possibili applicazioni. Questo è il metodo più rapido ed efficace per schiacciare l'ardiglione dell'amo. In verità, gli ami prodotti dalla Tienco sono dotati di un ardiglione piccolissimo e molti modelli nascono già privi di questa appendice. In ogni caso, credo sia ormai opinione consolidata che privare l'amo dell'ardiglione contribuisca non poco a un più facile rilascio del pescato. Se non volete ricorrere alle ganasce del morsetto o se vi trovaste a dover compiere questa operazione sul fiume, è consigliabile possedere una piccola pinza a punte piatte. Il materiale con cui è costruito il cannello di questi bobinatori esclude la possibilità che il filo di montaggio si spezzi in fase di costruzione. Questo di tipo classico, però, non evita che il filo subisca comunque una continua frizione all'ingresso del cannello.
Per ovviare a questo inconveniente è stato messo a punto, con una semplice e geniale modifica, un bobinatore che permette al filo di attraversare il cannello con un percorso rettilineo, diminuendo il più possibile eventuali attriti. Inoltre, l'impugnatura risulta molto più comoda. La Pheasant Tail è un'imitazione che tende a riprodurre le piccole ninfe di Effimera della famiglia delle Betidi o dell'Efemerella Ignita. Come indica il nome, materiale utilizzato sono le barbe tratte dalle grandi penne caudali del fagiano. Ne esistono di varie tonalità, scure, chiare o tinte. Per questa ninfa utilizzeremo quelle di tonalità più scura, appartenenti al fagiano maschio, e invece del solito filo di montaggio, del sottile filo di rame per appesantire la nostra imitazione. Questo è il dressing originale messo a punto dall'inglese Frank Sawyer, famoso guardiapesca del fiume Avon, nel Hampshire, e uno dei padri della pesca con la ninfa. All'inizio formiamo con il filo di rame una pallina all'altezza del torace della ninfa. È importante cercare, durante l'avvolgimento, di non torcere il filo di rame, che altrimenti rischierebbe di spezzarsi. Poi, con spire serrate, ci porteremo fino alla curvatura dell'amo. A questo punto preleviamo alcune barbe dalla penna di fagiano, 5 o 6. Ecco. Le posizioniamo sull'amo. E le fermiamo con un paio di giri di filo di rame. Attenzione, contrariamente al solito, il filo di rame non dovrà essere subito riportato in avanti, cioè nel punto dove vogliamo che termini l'avvolgimento del materiale. Al contrario, servendoci dell'apposita pinzetta, inizieremo ad avvolgere le fibre a spire serrate e ritorcendole contemporaneamente. Una volta costituito l'addome, potremo riportare il filo di rame indietro a spire larghe, sino al rigonfio del torace. In questo modo fermeremo le fibre creando contemporaneamente il rigaggio della ninfa. Poi, una volta fissate le barbe, potremo recidere l'eccedenza. Anche per costruire il torace della ninfa useremo le fibre del fagiano. È importante che siano fissate dalla parte della punta, sia dietro alla pallina di filo di rame, che in prossimità dell'occhiello dell'amo. Taglieremo l'eccedenza. Quindi, nello stesso modo come per l'addome della ninfa, servendoci della pinzetta a gira Eccles, le avvolgeremo con spire serrate a coprire la pallina di filo di rame e sino all'occhiello dell'amo. Ora potremo fermarle con un paio di giri, facendo attenzione che alla fine vengano a trovarsi posizionate verso l'alto. Poi, con il filo di rame, ritorneremo a larghe spire sino all'inizio del torace. Dopo aver ribaltato all'indietro tutte le fibre, ad imitazione delle sacche alari della ninfa, le fisseremo.
ed effettueremo il nodo di chiusura servendoci dell'apposito annodatore. Una volta tagliato il filo di rame e le eccedenze, la ninfa potrà dirsi terminata. Frank Sawyer sosteneva la necessità di utilizzare poche imitazioni, dividendo i suoi modelli in scuri e chiari. Scuri, la Pheasant Tail, o chiari come la Grey Goose, realizzata appunto con fibre tratte dalle penne di oca grigia. Ecco una possibile variante più recente, realizzata con fibre di fagiano tinte oliva. Questo è pelo di scoiattolo tinto di vari colori. Per questa ninfa useremo due tonalità di verde, la più chiara per l'addome e la più scura per il torace. Dopo aver fissato il filo di montaggio, ci porteremo, con spire serrate, fin quasi alla curvatura dell'amo. Taglieremo l'eccedenza e aggiungeremo ancora qualche spira. Quindi potremo fissare la coda della ninfa, utilizzando in questo caso le fibre tratte dalla coda del fagiano. Ne basteranno 4 o 5, che una volta fermate dovranno risultare più corte della lunghezza del gambo dell'amo. Taglieremo l'eccedenza, quindi aggiungeremo uno spezzone di tinsel oro di sezione tonda. Basteranno 4 o 5 giri di filo per fermarlo. Dopo il solito taglio, applicheremo sul filo di montaggio un sottile strato di cera solida che favorirà il fissaggio del materiale da dubbing. Useremo il pelo di scoiattolo tinto di tonalità oliva chiaro. Il pelo dello scoiattolo, soffice e formato com'è di fibre abbastanza lunghe, si presta magnificamente alla costruzione di ninfe ed emergenti. Inoltre, il morbido sottopelo con cui è mischiato garantisce una buona capacità di trattenere acqua, con conseguente appesantimento dell'artificiale in fase di pesca, e una notevole mobilità una volta immerso, rendendo quindi più adescante l'artificiale. Servendoci della pinzetta gira Eccles, effettueremo il rigaggio dell'addome della ninfa con il tinsel che dovremo avvolgere a spile larghe e equidistanti in senso contrario all'avvolgimento principale. Poi, con alcuni giri di filo ben serrati, lo fermeremo e elimineremo la parte in eccesso. Uno dei materiali migliori per la costruzione delle sacche alari della ninfa sono senz'altro le barbe della penna del fagiano. Ne preleveremo alcune e andremo a posizionarle sull'amo laddove eravamo rimasti con il filo di montaggio. È importante che siano fermate saldamente dalla parte della base, passando e ripassando con successivi e ben stretti giri di filo. Per il torace useremo il pelo di scoiattolo tinto oliva, ma di tonalità più scura. La quantità del materiale da applicare sul filo, in questo caso, è sicuramente maggiore di quella usata per l'addome. Inoltre avremo cura di lasciare che il nostro dubbing rimanga più vaporoso, così da formare, una volta ultimato, non soltanto il rigonfio del torace, ma anche le zampe della ninfa.
Terminato l'avvolgimento, ci porteremo con il filo in prossimità dell'occhiello dell'amo. Ora riportiamo in avanti le fibre del fagiano e le fissiamo con stretti giri di filo, facendo attenzione a effettuare spire contigue per coprire la maggior superficie possibile di barbe, sia per imprigionare quanto meglio possibile il materiale, sia per definire la testina della nostra imitazione. Tagliamo l'eccedenza, poi, servendoci dell'annodatore, chiudiamo con un paio di robusti nodi. Il primo. Il secondo. Tagliamo il filo di montaggio, le solite inevitabili rifiniture. E la ninfa è terminata. Come potete notare, soprattutto vista dall'alto, la nostra imitazione ha assunto il particolare aspetto di una piccola ninfa di effimera. Ed ecco un paio di esempi di possibili varianti. In un nostro precedente incontro abbiamo fatto la conoscenza con questa straordinaria mosca, la Gold-Ribbed Hare Ear, nella sua classica versione inglese, riproducente una ninfa galleggiante della famiglia delle Betidi. Gli americani, al contrario, la utilizzano come vera e propria ninfa e in luogo del folto collarino che ne favorisce il galleggiamento, la costruiscono evidenziando le sacche alari con lo stesso metodo descritto in precedenza. Quindi, una volta fissate le barbe di penna di fagiano, passeremo alla rasatura del pelo di lepre che utilizzeremo per il torace e le zampe della ninfa. Taglieremo una buona quantità di pelo e sottopelo e strapperemo numerosi peli più lunghi. Dopo aver miscelato il tutto, potremo applicare il nostro dubbing sul filo ben ricoperto di cera di montaggio. Come nella versione inglese, il torace, costituito da un dubbing non compresso e vaporoso, risulterà voluminoso e soffice. Non resterà quindi che ribaltare in avanti le fibre del fagiano, ad imitazione delle pteroteche della ninfa. Una volta fissata e tagliata l'eccedenza, effettueremo il nodo di chiusura servendoci, come di consueto, dell'annodatore a molla. Un altro nodo per sicurezza. Ecco. Infine, con l'ausilio di questo apposito attrezzo, provvederemo a pettinare e distendere tutti i peli più lunghi che fuoriescono a imitazione delle zampette. E questo è il risultato finale. Il materiale contenuto in questo comodo dispenser è polipropilene. Questa è soltanto una parte della vasta gamma di colori disponibile in commercio. La comodità di questo sistema di conservazione consiste nella possibilità di avere a portata di mano la quantità di materiale occorrente e nel contempo di avere un quadro d'insieme delle varie tonalità. Avvolgiamo il nostro poli su un amo sul quale avremo precedentemente fissato una coda costituita da un ciuffo di barbe di gallo tinte oliva e uno spezzone di filo di rame di sezione media.
Il polipropilene, in questo caso, contrariamente a ciò che si usa comunemente per le mosche secche, non deve essere avvolto sul filo di montaggio delicatamente. Anzi, una maggiore quantità dello stesso, magari ben compresso, può favorire la capacità di questo artificiale di assorbire e trattenere acqua. Una volta terminato l'avvolgimento, servendoci delle apposite pinzette, passeremo al rigaggio dell'addome con il filo di rame che, in questo caso, ha il triplice scopo di dare un minimo appesantimento all'artificiale, di rendere più solido l'avvolgimento principale e di conferire brillantezza alla ninfa. Per le sacche alari useremo ancora una volta le barbe della pena del fagiano, che andranno fissate, come abbiamo già visto, in prossimità della loro base con successivi e ben stretti giri di filo. Le fermeremo saldamente, quindi taglieremo l'eccedenza. Queste sono penne di pernice. La pernice o il suo sostituto, la starna, vengono comunemente usate sia per la costruzione di mosche secche che di sommerse o ninfe. Useremo una piuma di pernice per riprodurre in questo caso le zampette. Una volta ripulita la piuma dalle lanuginose barbe che si trovano alla base del calamo, selezioneremo la porzione desiderata con una specie di delicato contropelo. La penna andrà fissata sul lamo dalla parte della punta, subito a ridosso dell'inizio del torace. Si tagliano le eccedenze. Poi, sempre con il polipropilene, si inizierà a costruire il torace. Contrariamente al caso precedente, il materiale da dubbing non dovrà essere applicato in modo vaporoso, dal momento che non saranno i residui di esso a formare le zampe della ninfa, ma le barbe della piuma di pernice che, data la loro morbidezza e flessuosità, si prestano magnificamente a questo scopo. Una volta terminato l'avvolgimento, ribalteremo in avanti la penna di pernice fissandola per il calamo subito a ridosso dell'occhiello dell'amo. Poi, con le dita, sistemeremo la penna sul dorso della ninfa, assicurandoci che sia ben centrata. Taglieremo l'eccedenza, poi allo stesso modo riporteremo in avanti le fibre di fagiano a coprire il tutto e le fermeremo nel solito modo. Il taglio della parte in eccesso e un solido nodo completeranno l'opera. Queste ninfe possono essere realizzate sia con materiali naturali che artificiali, ma risulteranno sempre molto imitative ed estremamente catturanti. Come detto in apertura, le due grandi figure della pesca a ninfa sono Hughes e Sawyer. Al pari di Alford, padre della pesca con la mosca secca e con il quale intrattenne una vivace polemica, Hughes teorizzò la tecnica di pesca a risalire. Si tratta di lanciare a monte di un pesce ben localizzato e in attività un'imitazione di ninfa la più esatta possibile, da lasciar scendere verso di esso alla stessa profondità. La tecnica sviluppata da Sawyer, invece, ribaltava il problema. Egli riteneva più importante che l'imitazione avesse solo l'apparenza di una ninfa, ma che si comportasse come tale. In altri termini, si tratta di lanciare a monte di una trota in attività una ninfa appesantita. Quando l'imitazione viene a trovarsi proprio di fronte alla trota, si solleva il cimino della canna,
La ninfa di conseguenza si solleva passando davanti al muso del pesce che l'afferra distinto. Questa tecnica si chiama induced take, letteralmente presa stimolata. Questa è una pelle di gallina. Preleviamo dalla zona bassa del collo una penna che andrà ripulita alla base di tutte quelle fibre più lanuginose e fragili. La useremo per costituire il collarino di una ninfa emergente. La penna dovrà essere disposta di taglio a ridosso dell'occhiello dell'amo su cui avremo costruito un corpicino in poli, rigato con del filo di rame. Le code della ninfa saranno anch'esse ricavate da un ciuffo di fibre tratte da una penna della stessa gallina. Tagliata la parte di calamo in eccesso, iniziamo l'avvolgimento. Durante questa operazione dovremo aiutarci con le dita della mano sinistra per spingere indietro le fibre ad ogni giro e prima del successivo. Questa operazione si rende necessaria perché le fibre di gallina, al contrario di quelle del gallo, sono morbide e tendono a non disporsi uniformemente. E poi perché la penna è stata posizionata in una zona dell'amo già precostituita con una certa conicità. Dall'inizio del corpo sino all'occhiello. Dopo aver fermato la aecole e tagliata la parte in eccesso, sarà necessario sagomare, con successivi giri di filo, la testina della ninfa, cercando ad ogni avvolgimento di spingere indietro tutte le fibre ad imitazione delle zampette e delle ali non ancora spiegate dell'insetto. Questo tipo di ninfe è molto vicino, come concezione, alle classiche mosche sommerse o alle prime ninfe messe a punto da G.E.M. Skews, il padre della pesca con la ninfa. Quanto al loro uso, si prestano bene, in dimensioni medio-piccole, alla classica pesca con la sommersa o alla pesca a vista a scendere o a risalire. E costruite su ami medio-grandi, alla pesca nei grandi invasi o nei laghi. Usate con code galleggianti e lunghi finali e recuperate lentamente. Insomma, una mosca quasi tutto fare. Il New Dab, anche se è apparso solo da pochi anni sulla scena dei materiali da costruzione, ha già acquisito la connotazione di un materiale classico e, al pari della microciniglia, sua diretta parente, consente applicazioni di montaggio tra le più geniali e rapide, con risultati imitativi e di robustezza davvero straordinari. Sono note le applicazioni per mosche secche tipo body flies o l'uso del singolo spezzone di un unico colore avvolto sul gambo dell'amo. Per la nostra ninfa emergente useremo questa volta due spezzoni di New Dab di colore diverso avvolti insieme. Dopo averli serrati saldamente sul gambo dell'amo con numerosi giri di filo, inizieremo a ritorcerli, così da creare un unico cordoncino di colore miscelato e cangiante. Non resterà che avvolgere il nostro materiale sul gambo dell'amo fino al punto in cui ci saremo fermati con il filo di montaggio. Ad ogni giro torceremo nuovamente i due spezzoni, così da mantenere inalterato su tutta la lunghezza del corpicino l'effetto desiderato. Arrivati quasi all'occhiello, fermeremo il New Dab con alcuni giri di filo ben stretti. E taglieremo l'eccesso.
Una piccola heckle di gallina completerà la nostra semplice ma efficace imitazione. Il New Dub si presta magnificamente anche a essere usato come rigaggio. In questo caso per arricchire il corpicino di un'altra emergente con il corpo costruito con un dubbing di pelo di scoiattolo. In questo caso l'avvolgimento del New Dub è in senso contrario all'avvolgimento principale. Alcuni ben serrati giri di filo permetteranno di ottenere una struttura solida e semplicissima. Tagliamo l'eccedenza. Ancora qualche giro. E con la solita heckle di gallina, la nostra piccola emergente può dirsi ultimata. La pesca con ninfe emergenti, come quelle descritte finora, può essere praticata sia secondo il metodo di Skuse, sia arricchita dalla tecnica di Sawyer. In questo caso, la piccola imitazione, lasciata scendere con la corrente, è stata afferrata da una trota in attività subito sotto la superficie dell'acqua. Per quanto non sia di grande taglia, questa trota mostra di quali repentine accelerazioni sia capace una volta allamata e di quanta energia sia dotata. Sarà bene quindi abbreviare il tempo di salpaggio del pesce per non arrecargli danni e in ogni caso concludere anche in questo caso la breve lotta con il rilascio della trota. Questa è una piccola ninfa ormai prossima alla schiusa, lo si intuisce da molti particolari, ma soprattutto dal colore scurissimo delle sue sacche alari. E questa è una piuma di cul de canard che useremo per sostenere la nostra piccola imitazione appena sotto la superficie dell'acqua. Esattamente come una piccola ninfa di effimera un attimo prima del passaggio allo stadio di subimmagine. La piuma di cul de canard, che qui è montata secondo il metodo Iris, oltre a garantire il galleggiamento della ninfa, assolve alla funzione di imitare le sacche alari della mosca che lasciano fuoriuscire le ali appena abbozzate. Una volta fissata la piuma dalla parte della punta, costruiremo il torace servendoci di un dubbing di pelo di scoiattolo, lo stesso usato per l'addome, ma di tonalità più scura, dato che il torace delle effimere appare sempre più scuro del resto del corpo. Durante l'applicazione sul filo di montaggio e nei successivi avvolgimenti sull'amo, questo dubbing dovrà risultare sempre un po' vaporoso, mai troppo compresso, dal momento che i residui di esso serviranno ad imitare le zampette dell'insetto. Ora rovesciamo in avanti la piuma di cul de canard che andrà fissata con stretti giri di filo in prossimità dell'occhiello dell'amo. Poi taglieremo la parte in eccesso. La nostra piccola ninfa galleggiante andrà completata, come di consueto, da un solido nodo. Questo sistema è validissimo anche su imitazioni ben più grandi di questa, dato che la grande capacità di galleggiamento del cul de canard garantisce un ottimo sostentamento delle nostre imitazioni. L'assetto di queste ninfe in acqua è determinato dal peso dell'artificiale e dalla posizione della piuma di cul de canard. In questo caso vediamo come la piuma, montata molto in testa, sostenga perfettamente una ninfa di ragguardevoli dimensioni. Gli americani, al posto del cul de canard, sono soliti usare il polipropilene. Una volta costruito il corpo della ninfa nei soliti modi, avvolgiamo sul filo di montaggio un ciuffetto di poli di colore scuro. È consigliabile in questo caso non avvalersi della cera per non appesantire l'artificiale. Poi, dopo aver portato il filo in alto, raggrupperemo tutto il poli sul dorso della ninfa, così da formare una pallina. Attenzione, nel fermare nuovamente il filo sul gambo dell'amo, dovremo fare in modo che il polipropilene rimanga morbido e vaporoso, dal momento che dovrà assolvere alla stessa funzione svolta dalla piuma di cul de canard. Per imitare le zampette della ninfa useremo le fibre tratte da una penna di gallo, in questo caso tinte oliva.
ne applicheremo due piccoli ciuffi ai lati della pallina di poli, con le punte divergenti e rivolte all'indietro e leggermente verso il basso. Li applicheremo uno alla volta, fermandoli sia davanti che dietro le sacche alari. La funzione di questi bilancieri non è esclusivamente imitativa, anzi servono soprattutto a equilibrare la ninfa in acqua. Con il secondo ciuffo ripeteremo lo stesso procedimento seguito per il primo, facendo attenzione che, una volta montato, risulti della stessa lunghezza e inclinazione dell'altro. Taglieremo la parte in eccesso. Poi costruiremo il torace della ninfa utilizzando del polipropilene. Dopo aver applicato uniformemente il nostro dubbing sul filo di montaggio, lo avvolgeremo sia dietro che davanti alla pallina di poli, per terminare a ridosso dell'occhiello dell'amo. La mosca andrà completata, come di consueto, con il nodo di chiusura. Questo tipo di ninfa, anche se molto efficace, non mantiene a lungo, come quella costruita con il cul de canard, la sua capacità di galleggiamento. Eppure il suo assetto in acqua è perfetto. E la bolla d'aria imprigionata tra le fibre di poli che ne garantisce il sostentamento attrae irresistibilmente le trote, riproducendo infatti le piccole bollicine che si formano durante la schiusa di un'effimera e che la sostengono durante questa delicata operazione. Queste sono palline di polistirolo e un quadratino di calza da donna. Utilizzeremo questo materiale per costruire la sacca alare di una piccola ninfa. Dopo aver imprigionato una pallina nella calza, sfruttando l'elasticità del tessuto che la compone, la posizioneremo sull'amo, sul quale avremo in precedenza formato l'addome, e la fermeremo con stretti giri di filo, badando bene di mantenere, durante questa operazione, il tessuto ben tirato. È importante fissare la maggior porzione possibile di calza, così che il polistirolo rimanga molto aderente al gambo dell'amo. Elimineremo quindi la parte in eccesso della calza. Per formare il torace della mosca utilizzeremo un dubbing in pelo animale, in questo caso scoiattolo, che una volta applicato sul filo di montaggio dovremo avvolgere sia dietro che davanti alla pallina di polistirolo. Termineremo chiudendo la mosca con un paio di nodi, utilizzando, come al solito, l'annodatore a molla. Le sacche alari delle ninfe prossime alla schiusa si presentano molto scure. Per questo, con l'ausilio di un pennarello indelebile, coloreremo la bianca pallina di polistirolo facendo attenzione a non lasciare zone scoperte. In questo ci sarà notevolmente d'aiuto un morsetto che consenta la rotazione di 360 gradi dell'imitazione. Sembra che la prima idea di utilizzare un pezzetto di rete di nylon per racchiudere materiale semigalleggiante si debba a Charles Brooks, famoso pescatore americano. Ma le prime suspender nymph, utilizzando materiali a cellule chiuse come l'etafoam o il polistirolo, sono state messe a punto da Brian Clark e John Goddard, due grandi pescatori e costruttori inglesi. Dei tre sistemi di costruzione di ninfe galleggianti sin qui descritti, questo è senza dubbio il più efficace. Il motivo è semplice. Per quanto la ninfa possa essere affondata dalla corrente, tenderà sempre a ritornare in superficie,
Anzi, proprio in questo momento risulterà più catturante, riproducendo perfettamente il comportamento di una ninfa in fase di schiusa. Questo è lo stadio dell'insetto che precede la schiusa vera e propria e che noi riproduciamo con le emergenti. Infine, per imitare un'effimera del tutto emersa e che sta asciugando le ali, ormai pronta per il volo, utilizzeremo una mosca secca. In acque non molto profonde, certo, la prima scelta è quella di utilizzare mosche secche. Ma le piccole ninfe appena descritte, soprattutto quella con il cul de canard o la pallina di Poli, risultano molto redditizie, soprattutto in momenti in cui il pesce non sale in superficie oppure sistematicamente rifiuta ogni imitazione. Anche una ninfa un po' appesantita, lasciata scivolare sui sassi con la corrente e sollevata con la punta della canna quando si trova a fine buca, sembra dare buoni risultati. In giornate calde, nelle ore centrali della giornata, anche in queste acque la ninfa sembra la scelta più redditizia. Laddove poi ci si trovi davanti a una buca più profonda, è possibile utilizzare ninfe piombate. Questa Fario, dalla livrea quasi dorata, ad esempio, non ha resistito alla tentazione. Polyfloss. Questo è il nome di un nuovo materiale destinato a rivoluzionare il mondo della costruzione. È disponibile in un'infinita gamma di colori e si presenta come un cordoncino lanuginoso ed elastico. In posizione di riposo, formato com'è da infinite e sottilissime fibre, mantiene un'incredibile vaporosità, ma tirandolo assume le caratteristiche di un resistentissimo filo di montaggio. Lo applicheremo come un normale filato, ma già dai primi giri salta subito agli occhi la possibilità di coprire con un solo avvolgimento una buona porzione di amo. Volendo proseguire la costruzione con un dubbing, basterà recidere il 60 o 70% del filato, ammassare la parte recisa sui fili rimasti intatti e proseguire con l'avvolgimento sino al risultato desiderato. Le fibre rimaste mantengono un'incredibile resistenza, permettendoci agevolmente di proseguire la costruzione della mosca. Forse l'uso migliore rimane quello per mosche secche, ma anche per le ninfe le possibilità sono molteplici. La Polyfloss si dimostra indicatissima per la costruzione di piccole larve. Dopo aver iniziato con il filato ben serrato sull'amo, si prosegue nella seconda parte del corpicino con un dubbing secondo il metodo appena descritto. Giunti quasi all'occhiello dell'amo, continueremo con un secondo bobinatore caricato con il medesimo materiale, ma di colore diverso. Con i primi giri fermeremo sia il nuovo filato sia il precedente, così da poter recidere le eccedenze ed eliminare il primo bobinatore. Con il nuovo colore ripeteremo lo stesso procedimento. Taglieremo una gran parte delle fibre della Polyfloss. Le ammasseremo su quelle rimaste intatte e riprenderemo il dubbing per formare la parte prossima alla testina.
un saldo nodo di chiusura terminerà l'intera operazione. Vediamo come, servendoci della polyfloss, è possibile costruire una ninfa. Fermiamo all'inizio della curvatura dell'amo alcune fibre di pelo di alce. Come vedete, la polyfloss si comporta in questo frangente come un normale filo di montaggio. Aggiungiamo uno spezzone dello stesso materiale, ma di colore contrastante, per ottenere il rigaggio dell'addome. Quindi, con il filato principale, costruiamo il corpo della ninfa, passando e ripassando sui medesimi punti e cercando di conferire conicità alla nostra costruzione. Ora effettuiamo il rigaggio, girando lo spezzone di colore chiaro a spire larghe e in senso contrario all'avvolgimento principale. Lo fermiamo e tagliamo la parte in eccesso. Per le sacche alari della ninfa useremo, anche in questo caso, le fibre tratte da una penna di fagiano. Le fisseremo all'inizio dell'addome, dalla parte della base, con una serie di spire ben strette. Useremo invece una penna di gallo per imitare le zampette dell'insetto. Dopo averne ripulito la base, fissiamo la penna nei pressi dell'attaccatura delle fibre del fagiano. Eliminiamo l'eccedenza. Poi, con la stessa polyfloss, costituiamo il torace della ninfa. Basteranno pochi giri. Poi, dopo aver avvolto la haeckel, riportiamo in avanti le barbe del fagiano, fissandole saldamente nei pressi dell'occhiello dell'amo. È importante che a ogni successivo avvolgimento il filato sia riportato all'indietro, così da contenere la maggior porzione possibile di fibre. Il taglio della parte in eccesso, qualche inevitabile rifinitura, il nodo di chiusura ed ecco come si presenta la ninfa ultimata. Liquid lace, che vorrebbe dire più o meno laccio trasparente. E infatti si tratta di un tubicino di materiale plastico, trasparente, di varie sezioni e in un'infinita gamma di colori. Inoltre possiede la straordinaria caratteristica di essere resistente e molto elastico al tempo stesso e si presta, come pochi altri materiali, a riprodurre il corpicino di larve o l'addome di ninfe di effimere o plecotteri. Per imitare una larva di chironomo, carica di emoglobina, ne utilizzeremo uno spezzone di color rosso vivo che fisseremo su un amo di tipo grab. Lo avvolgeremo a spire contigue, stirandolo contemporaneamente, così da ridurne la sezione e trasformarlo in una specie di piattina.
Il filo utilizzato è anch'esso rosso. E l'equilace, infatti, data la sua trasparenza, cambia tonalità secondo il colore del materiale su cui è avvolto. Arrivati all'occhiello, fermiamo il tubicino con stretti giri di filo. La morbidezza e l'elasticità del materiale favoriscono questa operazione. Il filo morde la gomma e la imprigiona saldamente, senza che lo spessore della costruzione ne risenta. Dopo aver reciso l'eccesso, la larva potrebbe anche considerarsi terminata, oppure essere arricchita da un piccolo dabbing in testa. L'uso dell'equilace è combinabile con molti altri materiali, in questo caso con della polyfloss. Ne taglieremo uno spezzone di colore bianco, ripiegandolo per aumentarne il volume. Ci servirà per imitare le antenne di una larva di zanzara. Lo applicheremo subito in testa a un amo di tipo grab, già preparato con dell'equilace di color rosso, ma inanellato su una base di filo nero. Lo fermeremo con alcuni giri di filo, poi elimineremo la parte rivolta verso l'addome. Quindi, servendoci dell'annodatore, chiuderemo e recideremo il filo nero. Per continuare la costruzione, utilizzeremo della polyfloss di colore marrone. Una volta fissata con il solito sistema, creeremo un dabbing a imitazione del torace della larva. Taglieremo gran parte delle fibre della polyfloss. Le ammasseremo su quelle rimaste intatte e inizieremo l'avvolgimento. La maggior parte del nostro dabbing dovrà essere concentrato dietro alle antenne della larva, ma con un paio di giri davanti ad esse. Termineremo quindi a ridosso dell'occhiello dell'amo, dove effettueremo il nodo di chiusura. Il taglio della polyfloss, l'eliminazione di qualche possibile residuo e il dimensionamento delle antenne concluderanno l'intero procedimento. Per appesantire ninfe o larve costruite con il liquilace, sarà possibile inserirvi del filo di rame o di piombo. Su un amo di tipo grab applichiamo uno spezzone di tubicino di color giallo con dentro inserito un pezzo di filo di rame di sezione grossa. Poi iniziamo ad avvolgerlo a spire contigue. Utilizzare rame piuttosto che piombo dipende dalla volontà di appesantire più o meno l'artificiale e dall'esigenza di dotare l'imitazione di riflessi più dorati o più metallici. Durante l'avvolgimento potremo scegliere se stirare leggermente il liquilace a ogni singolo giro o se lasciare che rimanga maggior spessore interno tra le pareti del tubicino e il filo di rame. Dal momento che del liquilace esistono molte sezioni, da sottilissime a misure large, è possibile seguire lo stesso procedimento su ami di tutte le dimensioni. Dopo aver ricoperto tutto il gambo dell'amo, fermiamo il tubicino. Tagliamo il residuo e completiamo l'imitazione con un dabbing in testa. Per costruire larve su ami molto piccoli, basterà inserire il liquilace direttamente sull'amo, a calza. Poi, con del filo di montaggio di colore contrastante, effettuare il rigaggio a imitazione dei cerchi addominali.
Il risultato, come potete vedere, è veramente soddisfacente. L'uso di palline di metallo per appesantire le ninfe è propria della tradizione austriaca della pesca con la mosca. Per applicare una di queste palline forate su un amo molto grande, occorre creare un supporto che la sostenga e la imprigioni. In questo caso utilizzeremo uno spezzone di filo di nylon di sezione grossa che bruceremo con la fiamma di un accendino per creare un ostacolo alla fuoriuscita della nostra perlina. La applicheremo in testa alla nostra imitazione, fissando saldamente e per un lungo tratto il filo da pesca affinché non si sfili. Queste sferette forate generalmente sono metalliche e si trovano in commercio dorate, argentate e di color madreperla. Le gold bead, letteralmente perlina dorata, sono di solito di ottone, ma ne esistono anche in plastica, non adatte però all'appesantimento dell'artificiale. Le code della nostra ninfa saranno realizzate con fibre tratte da una penna di fagiana, di tonalità più chiara di quelle del maschio. Le applicheremo a ciuffo subito prima dell'inizio della curvatura dell'amo con alcuni giri serrati di filo. Taglieremo la parte in eccesso. Poi aggiungeremo uno spezzone di filo di rame di sezione media per costituire il rigaggio della ninfa. Lo fermeremo con numerosi giri di filo. Quindi, con l'ausilio di una buona dose di cera di montaggio, prepareremo il dubbing per il corpo. Utilizzeremo in questo caso un sostituto sintetico di pelo di foca color vinaccia, rigido e crespo al tempo stesso. Durante l'applicazione sul filo di montaggio dovremo fare bene attenzione a comprimerlo quanto più possibile, vista la tendenza di questo materiale a ritornare naturalmente vaporoso. Effettuato il dubbing, procederemo con il rigaggio della ninfa con il filo di rame, come sempre a spire larghe, ma questa volta nello stesso senso dell'avvolgimento principale. La pallina dorata svolge la duplice funzione di appesantire notevolmente l'artificiale e riprodurre la bolla d'aria che si forma quando una ninfa si trova prossima alla schiusa. Terminato il rigaggio, fisseremo il filo di rame. Taglieremo la parte in eccesso e chiuderemo con il nodo finale. Questo tipo di artificiale si dimostra particolarmente adatto alla pesca delle trote iridee, che sembrano straordinariamente attratte dai riflessi della perlina dorata. Ancora perline dorate, fibre di pavone e pernice. Questi gli ingredienti della prossima ninfa. Le dimensioni dell'amo consentono questa volta di inserire la pallina di ottone direttamente sul gambo, mentre le code della ninfa saranno ottenute con alcune barbe tratte da una penna di pernice. Il corpo della ninfa sarà costruito con alcune barbe tratte dalle grandi penne caudali del pavone.
Ne fisseremo alcune, 4 o 5, dalla parte della punta e a ridosso della coda dell'artificiale. E le fermeremo per un lungo tratto sul gambo dell'amo. Dopo aver tagliato la parte in eccesso, le avvolgeremo a spire contigue ritorcendole contemporaneamente, così da creare un cordoncino compatto che dovrà ricoprire, ad operazione ultimata, i 2/3 dell'amo. Ancora un giro. Ecco. Terminato l'avvolgimento, le fermeremo e taglieremo l'eccesso. Per le sacche alari useremo, anche in questo caso, le fibre di fagiano che fisseremo alla fine dell'addome dalla parte della base. Poi taglieremo l'eccesso, facendo bene attenzione di ripulire accuratamente dai residui tutta la zona. Chiuderemo con un nodo servendoci dell'annodatore a molla. Poi recideremo il filo di montaggio. In questo caso, infatti, la pallina dorata non si troverà in testa, ma costituirà il torace della ninfa. Dopo averla posizionata, potremo quindi riprendere la costruzione ripartendo con il filo di montaggio davanti ad essa. Sceglieremo quindi una penna di pernice che andrà ripulita dalla lanugine che si trova alla base e la fisseremo davanti alla gold bead, di taglio e con la parte concava rivolta verso la coda della ninfa, così che durante l'avvolgimento le fibre si dispongano naturalmente all'indietro. Taglieremo l'eccedenza, poi con l'ausilio dell'apposita pinzetta potremo girare la penna, facendo attenzione, ad ogni giro, di tirare bene indietro le fibre con la mano sinistra. La penna, come vedete, non offre molto. Sarà bene quindi sfruttarla quanto più possibile. Dopo aver tagliato i pochi residui, spartiremo con le dita le fibre della pernice e riporteremo in avanti le barbe della penna di fagiano. Le fisseremo con alcuni giri di filo molto ben stretti. E termineremo cercando di spingere le fibre di pernice verso il basso. Tagliate le eccedenze, ripeteremo la medesima operazione dimensionando la testina della ninfa che dovrà risultare ben pronunciata. Questo tipo di costruzione mi fu suggerita dall'amico Giuliano Masetti, espertissimo pescatore e costruttore raffinato, e si dimostrò subito efficacissima in ogni tipo di acque, soprattutto su ami di misura medio-grande.
Questa invece è la più classica delle soluzioni di questo tipo di montaggio, usata soprattutto dai pescatori austriaci come imitazione di pupa di tricottero. Il più grande vantaggio offerto da imitazioni del tipo appena descritto risiede nel fatto che affondano molto rapidamente. I ripetuti mending eseguiti dall'amico Piero nell'insidiare questa trota non servono, come nel caso della mosca secca, per evitare il dragaggio, ma per agevolare la caduta in profondità dell'artificiale. La trota intanto continua a nutrirsi seguendo gli insetti che la corrente gli trascina incontro. Il pescatore sa che l'attacco avverrà quasi in superficie, ma bisogna far scendere bene la ninfa prima di richiamarla con il vettino della canna. Un lancio troppo corto, un altro. Questa volta è presa e inizia la lotta. Ma per quanto la trota tiri e combatta, il sottile monofilo non cede. È un bel esemplare, di buona taglia. Non resta che ammirarne la livrea e restituirle la libertà. Quello che esamineremo ora è il metodo più efficace e funzionale per appesantire un artificiale. Premesso che ormai si trovano in commercio ami già predisposti, diremo che il materiale da utilizzare è costituito da fili di varia sezione di metallo tenero, soprattutto rame e piombo. Volendo ottenere un rapido affondamento dell'artificiale, converrà utilizzare naturalmente il piombo. Ne taglieremo uno spezzone e ne fermeremo un'estremità nei pressi dell'occhiello. Questo per facilitarne l'avvolgimento a spire serrate sul gambo dell'amo. È consigliabile che il peso aggiuntivo sia leggermente spostato verso la testa della ninfa, sia per questioni di assetto in acqua, sia perché questo maggior spessore, in corrispondenza del torace, agevolerà la definizione di una perfetta silhouette. La quantità di piombo sarà determinata o da un gran numero di avvolgimenti di un filo di sezione piccola, o da pochi giri di filo di sezione più grossa. Una volta applicata la quantità desiderata, taglieremo l'eccedenza e con spire larghe di filo di montaggio bloccheremo la spirale di piombo affinché non ruoti sul gambo dell'amo, compromettendo la stabilità dell'intera costruzione. Ora potremo proseguire sino alla curvatura dell'amo con spire serrate di filo, così da creare un supporto ruvido su cui applicare il materiale con cui proseguiremo il nostro dressing. Useremo per le code della ninfa peli di alce, ma di una qualità con sezione finissima. Ne asporteremo un piccolo ciuffo che sarà opportuno ripulire da eventuali residui o dalla lanugine che si trova alla base. Lo fisseremo leggermente rivolto verso il basso. E dopo averlo assicurato con giri di filo più larghi su una grande porzione di amo, lo recideremo in corrispondenza dell'inizio della spirale di piombo.
il rigaggio dell'addome della ninfa sarà costituito da uno spezzone di liquileis di sezione media e di color verde, che dovrà essere fissato con il medesimo sistema usato per il pelo di alce. L'intero corpo della ninfa verrà realizzato con questo Nudab in pelo animale, che come il suo omologo sintetico è caratterizzato da un'incredibile robustezza. Ne fisseremo un capo nei pressi della coda della ninfa, avanzando con il filo sino al punto dove termineremo l'addome. Durante l'avvolgimento sarà opportuno tenere in costante tensione il Nudab in pelo per fare in modo da serrare bene il materiale al gambo dell'amo. Giunti al punto dove eravamo rimasti con il filo, fisseremo il cordoncino, ma non taglieremo la parte superflua. Proseguiremo invece con il rigaggio stirando il liquileis per renderlo più sottile e irrobustire contemporaneamente l'intera costruzione. Lo fisseremo alla stessa altezza dell'avvolgimento principale. Quindi elimineremo la parte superflua. Le sacche alari o pteroteche verranno ricavate con lo stesso materiale usato per le code, il pelo di alce. Il ciuffo da utilizzare dovrà essere inserito nell'apposito pareggiapelo dalla parte della punta delle fibre. Battendo ripetutamente il piccolo contenitore sul piano del tavolo di montaggio, otterremo il pareggiamento delle fibre nella parte più sottile di esse. Le fermeremo nello stesso modo delle fibre di fagiano, tenendo presente che in seguito dovrà essere ribaltato in avanti. Anche in questo caso sarà opportuno fissare molto saldamente il materiale all'amo, per evitare in seguito spiacevoli sorprese. Eliminata la parte in eccesso, riporteremo e fermeremo all'indietro il Nudab in pelo. Poi cominceremo ad avvolgerlo per costruire il torace della ninfa, facendo attenzione a terminare questa operazione non troppo vicino all'occhiello dell'amo. Un paio di stretti giri di filo e potremo eliminare finalmente la parte superflua. Ora rovesceremo il ciuffo in avanti, preoccupandoci di fare in modo che rimanga ben tirato. Alcuni giri di filo. Poi, anziché tagliare le eccedenze, riporteremo all'indietro, fissandoli, due piccoli ciuffi di pelo, uno per ogni lato della ninfa, sistemandoli leggermente inclinati verso il basso.
prima l'uno, poi l'altro. E allo stesso modo un ciuffo ancora più piccolo verso l'alto. Ora sì che potremo tagliare le eccedenze e terminare con un solido nodo l'intera costruzione. Queste imitazioni si prestano magnificamente per la pesca nelle acque correnti, o usate con code galleggianti e lunghi finali nei laghi o negli invasi artificiali.